Il sindaco risponde su costi della politica, centrale a biogas e sui rimborsi per l'alluvione del novembre scorso. Non lasciateli soli, lo dice il vescovo Rossi nella giornata del malato. Spettacoli di qualità a Viterbo e a Lugnano torna il teatro d'autore. Ben trovati a tutti voi per questo nuovo numero di TG Magazine. Il nostro direttore Gianni Di Felice ha incontrato il sindaco di Orte, Dino Primieri, il quale ha risposto al comunicato del consigliere Picchiarelli e ha dato spiegazioni in merito alla centrale a biogas e ai rimborsi per i danni causati dall'alluvione del novembre scorso. Vediamo l'intervista. Con Dino Primieri per parlare di costi della politica e della centrale a biogas a Terrabella. Iniziamo dal primo argomento, quello dei costi della politica. Un manifesto della lista per Orte ha elencato una serie di spese che possono essere tagliate, ma è così possono essere tagliate queste spese? Ma credo che questo è un tema che sta all'ordine del giorno oggi, ascoltando la televisione, e fa presa sui cittadini, perché come sentiamo tutti gli scandali che ci fanno vedere oggi sui vari gruppi politici, rimborsi che vengono dati, è un aspetto molto sensibile rispetto ai cittadini. Ma io posso dire che questo è pretestuoso, è un manifesto che è stato fatto soltanto proprio sfruttando l'onda politica a livello nazionale. I costi della politica ortana sono costi molto, molto bassi, molto esigui, perché grazie a Dio quasi tutti i consiglieri, se non tutti, non vivono di politica, vivono di un proprio lavoro. E quindi se noi prendiamo il manifesto che i consiglieri Picchiarelli e Nori hanno affisso nelle bacheche, noi vediamo che questi sono dati, sono importi lordi. Gli importi che vengono messi lì sono per il sindaco, faccio caso del sindaco, perché i 17.000 euro annui lordi, che in realtà sono circa la metà che io percepisco. In realtà poi di questa metà, sommata poi con il mio stipendio, si riduce ancora alla metà circa, quindi io prendo dal comune di Orte circa dalle 500 alle 600 euro al mese. E questo vale per tutti gli altri assessori che lavorano, e quindi loro percepiscono ancora molto di meno di quello che percepisco io. Quello che però i consiglieri Picchiarelli e Nori hanno dimenticato di dire è che dal 2004 ad oggi il Comune di Orte ha azzerato due capitoli che sono importanti, erano importanti, e sono i rimborsi spese e le spese di rappresentanza. Ossia, tutto ciò che dal 2004 è stato fatto qui ad Orte, in qualsiasi evento, l'abbiamo pagato esclusivamente con i soldi che percepiamo dal comune, nei 500 euro. Quindi voi capite perfettamente che tagliare ancora, penso, non è possibile. Ecco, allora, a questo punto allora, la domanda che faccio è questa. Conviene magari seguire il manifesto della lista per Orte e poi portare le ricevute per i rimborsi spesa, oppure continuare così? Qual è più conveniente per l'amministrazione a questo punto? Ma sicuramente questo è il modo più conveniente, perché poi, come vediamo a livello nazionale o a livello regionale, con i rimborsi spesa si è sforato qualsiasi budget, si è andato oltre i limiti. Io credo che questo è quello che per legge ci spetta e che noi prendiamo. Quindi non è un costo che poi è esoso, è alto, quindi tutt'altro. Io credo che i cittadini che capiscono questi problemi. Ecco, quindi dal 2004 rimborsi spese nel comune non ne ha più utilizzati, non sono stati più fatti questi rimborsi con presentazioni di fatture ricevute. Si utilizza, da quanto abbiamo capito, il compenso che viene preso mensilmente dal sindaco e dagli assessori. Quindi si continua con questa strada, che allora è più conveniente. Ripeto un po' quello che ho detto poco fa, però insomma, credo di aver capito questo. Sì, senz'altro, cioè per noi
È una strada che abbiamo scelto perché all'inizio del 2004 ci siamo trovati a dover pagare delle spese, delle fatture di rappresentanza, di cose che erano talmente alte, quindi abbiamo, da quel momento che ci siamo insediati, tutta l'amministrazione, tutta la giunta d'accordo, ha zerato questi capitoli. Se voi andate a vedere e chiedete, i consiglieri Noric Picchiarelli chiedono all'ufficio ragioneria quei capitoli, vedrà che dal 2004 oggi quei capitoli sono zeri. Ma voi capite perfettamente che nella normale amministrazione che il Comune svolge, soltanto ogni volta che va a Roma, e noi a Roma ci andiamo spessissimo perché i soldi purtroppo stanno là, soltanto di spese vive, macchina, rimborsi autostradali, parcheggi a Roma che non sono come quelli di Orte che si paga un euro al giorno, ma si paga 1,50 euro, 2 euro l'ora, quindi le spese vive ci sono. Ecco, allora chiudiamo questo argomento, parliamo adesso di centrale di Terrabella. La scorsa settimana abbiamo ospitato il comitato spontaneo degli abitanti che hanno prodotto una serie di documentazioni di vari studi universitari sulla pericolosità della centrale. Che cosa ne pensa il sindaco di quello che è emerso da questa discussione del comitato di Terrabella? Lo ripeto per l'ennesima volta, è una tegola che ci è caduta addosso nel mese di luglio e ci siamo dovuti trovati ad affrontare in emergenza. Loro hanno evidenziato alcuni studi trovati su internet della pericolosità di queste cose, però purtroppo la normativa, la legislazione vigente non ci permette a noi di poter bloccare senza poi pagare i danni di questo blocco, parliamoci chiaro, cioè voglio dire, loro con la legge ha permesso a quei signori con una semplice DIA di poter attivare questa attività. Quando noi ci siamo trovati di fronte a questa novità, ci siamo attivati, abbiamo cercato di capire come potevamo fermarli e quali erano le nostre possibilità. Abbiamo sentito studi legali per cercare di poterli bloccare, però voglio dire, di fatto non siamo riusciti a trovare qualche appiglio legale che permettesse all'ente comune poi di uscire indenne da questa vicenda, perché comunque noi eravamo in mezzo e avremmo comunque dovuto pagare i danni bloccare proprio tutta questa operazione. E quella storia dell'assegno di 20.000 euro? Ma quella storia dell'assegno di 20.000 euro, da come è stata detta nel vostro studio, sembrava che questo fosse una tangente che hanno pagato al Comune. In realtà quello era un assegno emesso in maniera errata perché era un assegno di 20.000 euro postdatato a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine di tutta l'operazione. In realtà, quando noi ci siamo accorti, abbiamo visto che ciò non era possibile, abbiamo invitato immediatamente il responsabile del settore a restituire l'assegno e a chiedere una polizza fiduciaria a garanzia per lo smaltimento poi della centrale pari a 150.000 euro. Una polizza fiduciaria che è stata regolarmente fatta e consegnata all'ufficio e agli atti dell'ufficio. Ecco, l'opposizione hanno chiesto un consiglio comunale su questo argomento, verrà fatto? Sì. Quanto prima, credo che i primi giorni del mese di marzo faremo un apposito consiglio su questo tema. Ecco, chiudo con il sindaco soltanto velocemente, per questo argomento ancora? Per questo argomento volevo dire comunque noi stiamo adesso mettendo a punto una convenzione con questa società, una convenzione che tutela tutti i nostri cittadini da un punto di vista della salute e da un punto di vista dell'ambiente. Faremo tutto ciò che è nostro potere, mettere qualsiasi controllo, qualsiasi cosa, affinché quello che è stato dichiarato in quel progetto venga realizzato e non venga fatto nient'altro di diverso. Ecco, benissimo, allora questo mi sembra che garantisca un po' i cittadini, quello che si può fare ovviamente con le leggi attuali che lo consentono. Poi ovviamente torneremo ancora su questo argomento quando ci sarà il Consiglio Comunale. Abbiamo dato notizia un paio di settimane fa che la provincia ha avuto dalla Regione la disponibilità di risarcire le persone e le aziende che hanno avuto danni con l'alluvione del novembre scorso. Qualcosa mi sembra che sia arrivato, il Comune di Orte deve fare la parte del leone perché insieme a Montalto è quello che ha subito più danni di tutti. A che punto siamo con questa vicenda?
Diciamo che la seguiamo attentamente questa vicenda, perché la Regione ha erogato all'amministrazione provinciale, purtroppo qui c'è il passaggio, non è un passaggio diretto dalla Regione ai comuni, ma è tramite l'amministrazione provinciale. Noi abbiamo avuto, io ho avuto una settimana passata un violento scontro con l'assessore provinciale di Viterbo, perché era apparsa una notizia che la Regione ha finanziato 2 milioni di euro e due mandati, uno di 2 milioni di euro e uno di 261 mila euro. Era apparsa una notizia che i 2 milioni di euro, 1 milione di euro la provincia lo destinava alle strade. Il che ci siamo immediatamente attivati, abbiamo detto che quei soldi erano per i danni dell'alluvione e che noi avremmo preteso tutti i soldi che servivano per il nostro territorio. I 261 mila euro sono la risposta dell'assessore è stata che 261 mila euro erano per i danni subiti alle strutture, alle scuole, fra i quali la scuola di Orte. E detto semplicemente va bene, ma i 2 milioni di euro servono esclusivamente per i danni che sono stati prodotti, perché sono 2 milioni per le prime emergenze sostenute sul territorio e che noi avremmo fatto qualsiasi azione per tutelare questo territorio. Venerdì è apparsa pure una notizia che ancora non è uscita sugli organi di stampa, ma una comunicazione praticamente che nella conferenza Stato-Regioni è stato ripartito il famoso fondo di 250 milioni di euro destinati alle alluvioni e la Regione Lazio ha 10 milioni e mezzo di euro, quindi i soldi che all'inizio abbiamo richiesto per i danni che abbiamo avuto nel nostro territorio, una stima presunta dei danni al nostro territorio. Quindi diciamo la seguiamo e la seguiamo attentamente, perché non vogliamo essere scippati per l'ennesima volta dei soldi che ci aspettano. Ecco, un'ultima battuta, ma è vero che i terreni non possono essere più coltivati per un paio d'anni, quelli che hanno subito l'alluvione, parliamo di terreni agricoli? È vera questa voce oppure no? Questa è una voce ricorrente che spesso qualcuno si ferma e chiede se il Comune ha fatto delle analisi e la risposta è che il Comune non ha ancora fatto l'analisi, non l'ha fatta l'analisi, perché per fare l'analisi diciamo è complesso, noi dobbiamo richiedere all'ARPA e all'ARPA diciamo deve attivarsi per poter fare queste tutte, oppure dovremmo andare attraverso uno studio privato. Però posso garantire i cittadini che tutti i cittadini di Bauke hanno fatto fare attraverso uno studio un esame ambientale proprio di tutti i limi che sono stati, diversi campioni che sono stati fatti in Bauke, e dalla campionatura che è stata fatta non risulta nessun agente inquinante, le analisi sono perfette, quindi diciamo possiamo su questo punto di vista stare abbastanza tranquilli e invitare i cittadini a coltivare i terreni. Parliamo ora della giornata del malato. La nostra diocesi ha celebrato questa giornata l'11 febbraio scorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta ad Orte. Monsignor Romano Rossi ha concelebrato insieme a numerosi sacerdoti e vi è stata una nutrita presenza da parte dei fedeli. Abbiamo realizzato diversi servizi, il primo dei quali riguarda il racconto del nostro vescovo che ha incontrato 7 giorni fa il nostro Papa Benedetto XVI. Vediamo questo servizio. La giornata mondiale del malato, nonostante un tempo che di certo non invitava ad uscire, ha visto una foltissima presenza delle varie sezioni dell'Unità Alsi giunte da tutta la diocesi. I tanti partecipanti hanno celebrato la loro giornata rinsaldando lo spirito caritatevole e la fede. Monsignor Rossi, prima della celebrazione, ha anche raccontato dell'incontro con Benedetto XVI avvenuto proprio 7 giorni fa. Questo gesto mi ha proprio doppiamente colpito. Che credo sia stato particolarmente faticoso per il Papa, nella pienissima lucidità mentale, nella sicurezza pienissima, anche perché poi alla fine dell'udienza, quando abbiamo detto giorno perché c'aveva l'ordine di Malta in San Pietro, alla fine dell'udienza in un discorsino braccio di 3-4 minuti è stato eccezionale. Ora capite, nel momento in cui uno in piena lucidità si rende conto che 86 anni sono 86 anni, che governare, reggere, servire
tanto per capirsi, la Chiesa oggi con i problemi. Con il Papa è stato possibile ciò che non dovunque è possibile in certi ambienti, poter dire le cose come stanno. Il passaggio più importante dell'omelia di Monsignor Romano Rossi ha riguardato il rapporto dei malati con la società civile. Il Vescovo ha invitato le famiglie a non lasciar mai soli i malati, a prendersi cura di loro. Un forte invito del Vescovo alle famiglie a non lasciar soli i malati. Un invito a coloro che hanno un disabile in casa a non rinchiudersi e non isolarsi, ma anzi a favorire e ad aprire le porte alla società. Solo così, ha detto il Vescovo, è possibile trovare serenità, aiuto e disponibilità. Oggi, ha continuato Monsignor Rossi, la vergogna di avere un malato in famiglia e la timidezza nell'andare a trovarlo non devono esistere. Che cadano i muri dell'indifferenza e della paura. Un richiamo che non ha lasciato insensibile il rettore delle confraternite di Orte, Roberto Rondelli. Le confraternite sono state sempre attive in questo settore particolare. Noi come assistenza ai malati, agli infermi, ma la carità è un punto fondamentale per noi come attività. Certo, bisogna un po' conoscere le realtà del paese e su questo intervenire. C'è la massima disponibilità da parte nostra. Il Vescovo ha anche detto che molte persone nascondono queste realtà, quindi si fatica magari anche a venire a conoscerle. C'è un invito che si può fare alle famiglie, soprattutto che vivono queste situazioni, ad aprirsi, perché c'è gente che è disposta ad accoglierle ad aiutarle. Sì, il Vescovo ha fatto questa affermazione, che è un'affermazione forte. Molto probabilmente il Vescovo ha poi la realtà, quella di tutta la diocesi. Qui a Orte, da quello che ci risulta a noi, in realtà non c'è questo il malato nascosto. C'è il malato lungodegente che forse da molti anni ormai si trova a casa e preferisce stare nel suo guscio, forse troppo protetto anche dagli stessi familiari. Noi ben volentieri possiamo intervenire in questo frangente proprio per dare la nostra, diciamo così, presenza, il nostro aiuto e il nostro conforto anche morale. Un altro servizio riguarda l'opera svolta dall'Unitalsi. Il nostro direttore Gianni Di Felice ha raccolto i commenti dei responsabili regionali. Oltre ai malati, i protagonisti della festa sono stati senza dubbio i volontari dell'Unitalsi. Ascoltiamo i commenti della vicepresidente della sezione romana Ludovica Motti, Monsignor Rossi e il presidente della sezione di Viterbo Giuseppe Bottacchiari in merito alla funzione sociale dell'Unitalsi. La nostra associazione celebra tutti gli anni la giornata del malato nella ricorrenza della Madonna di Lourdes e oggi ci troviamo ad Orte insieme a tanti amici disabili, non disabili, al personale, sperando che per tutti sia un momento di preghiera e in questa giornata speciale che ci riserva sua santità di pregare per lui per una decisione sicuramente che sia stata una decisione ponderata e che lo aiuti nella preghiera insieme a lui. Ecco, l'Unità si assolve a tanti, intanto facciamo spazio ai tanti ospiti che stanno arrivando. Dicevo, l'Unitalsi ogni anno propone tante opere, tante iniziative, soprattutto quella dei treni bianchi, che è un impegno non indifferente. Sì, ma non solo, noi siamo sicuramente l'associazione Unitalsi che porta i malati a Lourdes e i luoghi di culto, quindi noi ci dobbiamo concentrare soprattutto sui malati, però ogni sottosezione, la sezione e soprattutto tutte le sottosezioni hanno varie attività annuali come i soggiorni estivi, come giornate di questo tipo per promuovere ovviamente l'associazione affinché vengano sempre più persone che possano ovviamente aiutarci in questo compito che in questa contingenza anche politica, economica che stiamo vivendo è sempre molto più complessa, per cui speriamo che ci siano sempre più nuovi adepti perché questa associazione cammini nel futuro e vada sempre avanti e che i nostri amici abbiano sempre qualcuno che li accompagni nel loro percorso di vita e del resto anche nel nostro, perché noi facciamo un percorso che insieme a loro. Sì, grazie. E con loro. È una festa di famiglia vera, perché l'Unitalsi è un'associazione che aiuta la diocesi a sentirsi famiglia, perché è un collegamento che abbraccia tutte le parrocchie, è un collegamento che si rivolge alle persone
più fragili, più indifese, più provate dalla difficoltà, e lo fa con un fortissimo tratto umano, per cui in poche occasioni in diocesi ci sentiamo a casa come con questa benevola, benefica associazione Unitalia. Sì, questo è l'inizio dell'anno 2013, l'anno della fede, e nella nostra diocesi, oltre ai vari pellegrinaggi che inizieranno a giugno con il treno bambini, a luglio Loreto sempre per tutti quanti, e poi agosto, settembre, ottobre con treni aerei andiamo nei vari pellegrinaggi, a cominciare da Lourdes. La nostra diocesi poi è quella che riempie maggiormente nel periodo di ottobre, poi andiamo a Fatima, in Terra Santa e altrove. Sempre invece per la nostra diocesi, oltre a questa giornata che facciamo e ringraziamo per l'ospitalità Orte, e ce ne abbiamo un'altra in programma, un'intera giornata a Campagnano di Roma. Anche lì sarà tutta un'intera giornata. Ecco, un calendario fitto di appuntamenti in cui vengono coinvolte tante persone. Diciamo, è una ricchezza avere tante persone che si dedicano agli altri in modo straordinario. Decisamente sì. E poi ecco, bisogna considerare oggi anche questa giornata un po' sotto l'aspetto meteorologico, poi la giornata lavorativa, perché essendo un giorno feriale, quindi molte persone sono impegnate, comunque tant'altri si sono liberati dai propri impegni quotidiani per essere qui presenti, per stare vicino ai nostri amici in difficoltà. I veri protagonisti dell'Unità Alzi però sono i volontari, scopriamo chi sono. L'Unità Alzi aggrega volontari di ogni tipo, studenti, professionisti, semplici casalinghe. Tutti sentono la necessità di dare qualcosa a chi è meno fortunato. Diventare volontario è anche un modo per ritrovare se stessi. Io ho iniziato da piccolissima e poi ho interrotto per un periodo perché la famiglia e il lavoro mi tenevano un po' più, però insomma in una circostanza molto importante della mia vita poi ho rincominciato qualche anno fa, ormai sono quasi più di 20 anni che frequento questa associazione e mi ha fatto crescere molto nella fede, nella socialità, e anche i nostri ragazzi frequentano questa associazione e sono dei ragazzi fortunati secondo me. Mi ha fatto tantissimo piacere vedere questa manifestazione a Orte, e il paese era veramente, ha partecipato con tanta emozione secondo me, avete un vescovo formidabile e quindi... Ecco, che cosa l'ha colpita di più di oggi? Beh, la partecipazione, ma la partecipazione molto spontanea e serena, e vedevo le persone veramente emozionate da questa unione, da questo sentimento di unione che secondo me soprattutto in questi periodi così insomma di difficoltà generale sia economica che sociale sono dei segni belli che danno un po' di serenità, insomma il fatto di sentirsi vicini sicuramente aiuta, no? E speriamo che queste cose siano sempre più frequenti. Come nasce la voglia di andare con l'Unità Alzi? È nata 5 anni fa, sono ormai 5 anni che faccio parte di questa associazione perché ne ho sempre sentito parlare da piccola. Mia nonna era una fervente unitaziana e quindi lei mi ha tramandato questa passione per l'Unità Alzi, per i treni bianchi, per i malati. Quanto arricchisce soprattutto questa esperienza? Che cosa dà alla persona? Tantissimo, si parte per Lourdes o per Loreto con l'intenzione di fare, ma in realtà è più quello che si riceve piuttosto che quello che si fa, quindi è una grande crescita. Molte persone magari sarebbero anche intenzionate a fare questo passo, qual è la molla che fa poi fare lo scatto decisivo? Tante volte si arriva a 30 e non si fa 31, qual è il suggerimento che puoi dare? Il suggerimento è buttarsi, partire, venire almeno una volta con noi a Lourdes o a Loreto, salire almeno una volta sul treno bianco e non si scende più, è un viaggio continuo. Con la signora Rossana, che ne ha fatti tanti di viaggi a Lourdes, gli chiediamo qual è stato non il più bello, ma quello che le ha lasciato qualcosa che non cancellerà mai. I primi viaggi, il quale ero partita con un concetto sbagliato, che non potevo farcela, non ce la facevo,
invece mi sono trovata davanti a delle persone che mi hanno incoraggiato, che praticamente loro mi hanno dato la forza, e questo mi ha spronato sempre ad andare avanti. E è stato un susseguirsi di viaggi. Quanti treni bianchi ha fatto nella sua vita? Non lo so, dal 1967, anche due volte o tre volte l'anno. È una passione questa che non morirà mai, ovviamente. Certo, è una questione di fratellanza, di unione con gli altri, specialmente con le persone che non hanno la possibilità di uscire, e allora si stabilisce un contratto di fraterno e è un continuo sentirsi. È una chiamata quella che si ha per andare in pellegrinaggio, oppure è una serie di combinazioni, è una voglia? Io penso che il Signore agisce pure in quello, su tutte le cose. Quindi chiama anche lì? Sì, 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 sì. Arrestato dal personale della Polfer di Orte un cittadino albanese per detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Questi, già negli archivi delle forze dell'ordine, durante il controllo ha iniziato a manifestare evidenti segni di nervosismo, continuando ad osservare il proprio bagaglio posizionato sulla cappelliera nello scompartimento che occupava da solo. Nel momento in cui gli agenti hanno invitato la persona a scendere dal treno per l'espletamento degli atti concernenti il rintraccio, questi ha guadagnato frettolosamente l'uscita, non curandosi di prendere il proprio borsone in tela di colore scuro, poi recuperato dai poliziotti. A questo punto, visto il significativo stato di agitazione dell'uomo, gli agenti hanno ispezionato il borsone, rinvenendo al suo interno quattro grossi involucri di cellofan avvolto in nastro da pacchi di colore marrone del tipo industriale, con all'interno più di 6 kg di marijuana. L'albanese è stato arrestato ed associato presso la casa circondariale Mamma Gialla di Viterbo. Domenica 17 febbraio viene inaugurato nel centro storico di Orte un nuovo tratto del cunicolo. L'opera di ripulitura, iniziata qualche mese fa, permetterà ora di giungere quasi alla rocca. Alle ore 17 è prevista la presentazione presso la sala delle bandiere del municipio, alla presenza dell'amministrazione comunale e della direzione scientifica del museo civico. Cittadini e turisti avranno modo di ripercorrere il cunicolo principale, partendo dalla fontana ipogea di Piazza della Libertà fino ad un nuovo affaccio sul lato nord della Rupe Tufacea, all'altezza del famoso Arco del Vascellaro. Un risultato scientificamente rilevante, ha dichiarato l'archeologo Giancarlo Pastura, che ha coordinato i lavori di recupero. Con questa nuova apertura il visitatore può percorrere circa metà dell'impianto originario etrusco. Ora saremo concentrati esclusivamente sulle attività di ricerca, avendo in cantiere una pubblicazione scientifica su Orte Sotterranea. Come potete vedere, abbiamo in studio due ospiti che sono in realtà due amici, perché abbiamo già avuto il piacere di ospitarli qui con noi: Stefano Porri, il direttore artistico della stagione teatrale dell'Auditorium di Santa Maria in Gradi a Viterbo, e Cristina Caldani per il teatro Spazio Fabbrica. Allora, cominciamo appunto con l'Auditorium di Santa Maria in Gradi a Viterbo. In realtà domenica 17 era previsto uno spettacolo che è stato poi sostituito, sì, mi risulta, per motivi tecnici. Con un recital. Sì, vogliamo parlarne? Sì, proprio domenica 17 alle ore 17 all'Auditorium di Santa Maria in Gradi ci sarà il quarto appuntamento della stagione teatrale Sipari Aperto, con una sostituzione di programma, comunque una sostituzione che prevede un artista di pari livello a quello che era già stato programmato precedentemente, che sarà appunto portato in scena da Alessandro Benvenuti, coadiuvato da due eccezionali musicisti, Antonio Gabellini e Vittorio Catalano. L'evento è titolato Recital Irrequieto, uno spettacolo dove prevede una performance di Alessandro completamente inedita rispetto ai suoi storici monologhi di artista di prosa. Invece in questa versione abbiamo un Alessandro Benvenuti in chiave musicale, non è soltanto un accompagnamento musicale quello che vedremo il 17 febbraio a Viterbo, ma sarà proprio uno spettacolo dove la musica si fonde completamente con
pezzi recitati di prosa, ampi monologhi, ma nello stesso tempo brani scritti e cantati dallo stesso Alessandro. Ecco, in merito ai brani, quali saranno i brani? Di quali ci artisti, sono dei brani, diciamo, in particolar modo storici del repertorio degli anni 70-80 italiani, mi riferisco in particolar modo a Fabrizio D'André, completamente riarrangiato, inedito, alla Alessandro Benvenuti, Rino Gaetano, Lucio Battisti, e poi ci saranno anche dei brani che sono stati scritti e verranno appunto cantati e interpretati dallo stesso Alessandro Benvenuti, che ripropone la sua vecchia e originale poi passione, quella che iniziò nella fine degli anni 70 con la Banda Improvvisa, una band che fu appunto composta da Alessandro Benvenuti e da altri musicisti, e per cui costituisce uno spettacolo che ci dà un'altra sfaccettatura di questo grande poliedrico artista, che è appunto quella di essere non soltanto un grandissimo regista e attore, ma anche un ottimo interprete musicale e autorale. Benissimo, quindi ecco, invitiamo tutti gli ascoltatori a venire numerosi ad assistere a domenica pomeriggio alle ore 17 a Santa Maria in Gradi, al quarto appuntamento della stagione teatrale. I biglietti ancora sono disponibili, si possono acquistare anche un'ora prima dello spettacolo presso il botteghino di Santa Maria in Gradi, che ricordo si trova all'interno della cittadella universitaria di Viterbo. È sicuramente in questo momento il primo teatro più importante di Viterbo, visto che il comunale oramai da diversi anni è a restauro e tutti gli eventi più significativi della città si stanno svolgendo appunto da due anni a questa parte presso l'auditorium di Santa Maria in Grati. Bene, proseguiamo invece con Cristina Caldani per parlare del teatro Spazio Fabbrica. Qual è lo spettacolo previsto in questi giorni? Beh, sono coinvolta direttamente questa volta, perché oltre alla direzione di questo teatro io sono anche immodestamente un'attrice da tanti anni, e quindi questo è uno spettacolo a cui vogliamo molto bene, perché è una produzione di Ethan Oraventi. Lo abbiamo inserito in questo cartellone perché ci sembrava il posto giusto e il momento giusto, nel senso che lo spettacolo si intitola Per Pasolini ed è un omaggio a Pierpaolo Pasolini, che noi sappiamo ha frequentato questi luoghi lungamente. Certamente. E di questi luoghi ha lasciato anche una bellissima testimonianza, che nello spettacolo poi tra l'altro viene riproposta in video, che è questo suo documentario molto bello proprio sulla città di Orte, che si intitola La forma della città, ed è una prima parte tutta su Orte e poi su Sabaudia, ed è una lunghissima intervista di un quarto d'ora su quello che lui pensa dell'architettura, sull'architettura medievale, parte proprio dalle riprese che lui fece a Orte, insomma. Certamente. E il resto è un percorso molto libero, attoriale, fra gli scritti corsari e la sua poesia più intima invece. Gli scritti corsari erano le sue collaborazioni con il Corriere della Sera, per cui erano degli articoli con una grande vena polemica sul cambiamento, sulla mutazione antropologica della società in quegli anni. Invece ho accostato a questo la sua poesia più intima, invece quella in cui lui parla di se stesso, dei suoi sentimenti, della ricerca di una stabilità, del suo essere discriminato nella società dell'epoca, e quindi ne viene fuori un percorso molto affettuoso, tutto contrappuntato dalla musica. L'operazione è questa, diciamo, quella di utilizzare la musica di Enrico Capuano. Enrico Capuano è un cantautore rock, diciamo, è l'inventore della tamburriata rock, ha molti, fedeli seguaci, e spesso apre il concerto del primo maggio a San Giovanni. Insomma, è ormai conosciuta in tutta Italia e parte proprio da quella musica d'autore lì. Lui stesso musicalmente, come esperienza, parte dalla musica d'autore degli anni 70, per cui con Roberto Romonaco, Enrico Capuano e Roberto Romonaco, chitarra e basso, facciamo questo percorso autorale suo, ma anche con canzoni di De André, sulla musica degli anni 70. Quindi è uno spettacolo di voce, musica, immagini, molto vivo, molto vibrante, molto amato, pieno di commozione. Quindi, insomma, ricordiamo il giorno di questo... Il giorno è venerdì 22 febbraio. Il 22 febbraio, perfetto. Sì, quindi invitiamo... Alle 21:15.
e i biglietti sono in prevendita anche da un'ora prima al botteghino del teatro, o altrimenti si possono trovare a Lugnano, no? E ad Amelia. E ad Amelia, all'Amelia, al Sister Act. Va bene, quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori, sì, a partecipare anche a questo, sì, spettacolo. Sì. Vorrei però concludere con voi con una battuta. Il mio autore teatrale preferito è William Shakespeare, però non mi riferisco a lui, è un pensiero di un altro regista, un regista polacco, che disse: il teatro non è indispensabile, ma serve ad attraversare le frontiere tra me e te. Come possiamo commentare questo pensiero, appunto? Volevo proprio commentarlo con voi, perché siete appunto artefici in prima persona, insomma, di questo mestiere, quindi ecco, chi meglio di voi può commentare questo pensiero. Il teatro non è indispensabile, ma serve ad attraversare le frontiere tra me e te. Mi piace molto questa espressione di Grotowski, se sì, ben ricordo. Di Grotowski. Sì, beh, sicuramente è un concetto dove in qualche modo quel diaframma che da sempre costituisce un po' la divisione tra pubblico e artista, con questa definizione viene a mancare, quello che tutte e due debbono in qualche modo interagire, e nello stesso tempo il teatro deve costituire in qualche modo per gli artisti un momento di totale liberazione dal punto di vista della creatività artistica, e nello stesso tempo saper comunicare e lanciare ovviamente anche nuovi messaggi che debbono saper colpire poi il pubblico. Bene. Grazie per essere stati con noi. Grazie. E siamo giunti ora alla nostra pagina dello spettacolo. Vediamo cosa propone il Cine Alberini di Orte questa settimana. Il film che verrà proiettato questa settimana è Django, sabato 16 alle ore 21.45, domenica 17 alle ore 17 alle ore 21.30, martedì 19 e mercoledì 20 alle ore 21.30, ricordiamo l'ingresso a soli 4 euro. Da pochi giorni sul nostro canale 666 TRL è partita una programmazione adatta per tutta la famiglia. Si parla di matrimoni, dei weekend nei più bei borghi d'Italia e di altre trasmissioni simili, e anche si curerà l'informazione con un notiziario settimanale. TRL News, che sarà in onda il sabato alle ore 20 e la domenica alle ore 13. TRL News sarà visibile anche nel sito internet www.teleradioleo.it o .com. Buona visione! Su TRO2, il nostro canale 273, tutti i martedì e la domenica andranno in onda alle ore 14.30 e alle ore 19 tutti i filmati dei primi anni 80. Ed un'ultima notizia che riguarda appunto la nostra Quaresima, che è cominciata lo scorso mercoledì, e quest'anno appunto ci sarà una raccolta per i poveri della nostra parrocchia. Le modalità di questa raccolta le definiremo nel corso dei nostri prossimi notiziari. Ed è tutto per questo numero di TG Magazine. Grazie per l'ascolto.